Ambienti subcollinari, collinari o montani, con presenza di frassini, quando il frassino inizia a mettere le prime foglie e per esempio i giovani frassini a terra mostrano già completa quasi la chiusura delle prime foglie della stagione primaverile, con terreno umido e discreta esposizione solare non eccessiva, costituiscono l'ambiente ideale, il biotopo ideale, dove andare alla ricerca di alcune delle specie fungine primaverili per eccellenza, come i funghi del genere Morchella, conosciute come spugnole. Quando poi osserviamo appunto il frassino che comincia a mettere i suoi primi getti, il sottobosco che comincia a rinverdirsi, le temperature che cominciano a diventare gradevoli, la primavera che inizia a farsi avanti, ci troviamo nel momento nel quale potrebbe essere ideale per scoprire la fruttificazione e la presenza dei funghi del genere Morchella. E adesso entreremo proprio in questo piccolo angolino che per le sue caratteristiche magicamente si rivelerà un bosco ricco di funghi del genere Morchella. E la prima specie che incontriamo, perché ne incontreremo due, è Morchella semilitera, una specie che ha la mitra del colore nerastro, che come notiamo non è del tutto saldata sullo gambo, sullo stipite, ma bensì, raccogliendo proprio questo bellissimo esemplare, osserveremo come sia saldata nella parte centrale del gambo. Questa specie la trovate riportata sui libri anche con il nome scientifico di Mitrofora semilibera e deve proprio il suo nome al fatto che la mitra sia attaccata solamente nella parte mediana dello stipite, quindi all'apice dello stipite nella parte centrale. Inoltre, se noi la osserviamo come attenzione, vediamo che il gambo è proprio caratterizzato dalla presenza di una sorta di punteggiatura che si definisce forforosità di colore biancastro. Fungo commestibile alla stregua di tutte le specie del genere Morchella, previa cottura prolungata. E questa specie, che non è così del tutto frequente, la possiamo trovare in presenza di frassini, in presenza di pioppi o olmi in ambienti appunto ripariali. Qui vediamo ancora dei meravigliosi esemplari di Mitrofora semilibera. La sua presenza certifica di fatto che ci troviamo in un momento chiave per lo sviluppo dei primi ascomiceti primaverili, e il fatto che in questo piccolo bosco umido la nostra Mitrofora semilibera sia presente in maniera abbondante certifica la possibilità che possano essere presenti anche altri rappresentanti del genere Morchella. E non è del tutto raro, infatti, in una nascita e fruttificazione abbondante di Morchella semilibera di imbattersi anche in esemplari e funghi del genere Morchella. Quando, in particolare, quando proprio la fruttificazione della nostra Morchella semilibera è quasi giunta al termine, come certificano questi esemplari un po' asciugati dal sole e un po' rovinati dalle condizioni climatiche, anche se come notiamo qualche giovane esemplare si mostra ancora nel sottobosco. Ma basta alzare un attimo lo sguardo e spostarsi un pochino oltre dalla zona più umida dove abbiamo trovato la nostra Mitrofora, e qualche coprino segnala che la vita micologica inizia a risvegliarsi. Alziamo un pochino lo sguardo e mimeticamente, fra le essenze vegetali del sottobosco, fanno la loro comparsa le spugnole gialle, Morchella del gruppo di Morchella esculenta. Commestibile, ottimo commestibile, anche questa con le dovute attenzioni e tempistiche di cottura prolungata, da consumare in non troppi pasti ravvicinati e possibilmente in quantitativi non eccessivi. Qui cosa notiamo? Che hanno trovato entrambe le specie l'ideale areale per svilupparsi e fruttificare. C'erano le giuste condizioni di umidità, c'era la presenza di alberi da frutto, di ciliegi, di frassini, di noccioli, di olmi, che costituiscono di fatto il mix ideale, l'ambiente ideale per lo sviluppo e la produzione di queste specie. Inoltre, il fatto che il sottobosco non sia ancora troppo ampio e sia aperto, un bosco che respira, quindi il caratteristico bosco di frassini, lo osserviamo bene da questa angolazione, di fatto
ci aiuta ad individuare un luogo ideale dove poter trovare durante la stagione primaverile i funghi del genere Morchella. E adesso risaliamo lentamente questa meravigliosa fungaia dove le spugnole, in questo caso le spugnole gialle del gruppo di Morchella esculenta, si mostrano in tutta la loro bellezza. A differenza della Morchella semilibera, in questo caso le spugnole gialle, se noi osserviamo l'attaccatura della mitra allo stipite, come notiamo è saldata proprio nella parte terminale della nostra mitra. Quindi non c'è una zona libera tra la mitra e il gambo e un'attaccatura a metà, ma l'attaccatura risulta proprio nella parte terminale della mitra. È un carattere comune a tutte le spugnole gialle, nelle spugnole nere è ancora più evidente quest'area distaccata, mentre nella Morchella semilibera questo carattere è proprio completamente diverso e unico. Ma continuiamo a scoprire questa fungaia di spugnole, risalendo ed osservando anche come nel sottobosco ancora non vi siano evidenti fioriture. Perché? Perché in questo caso la stagione primaverile, ci troviamo ancora in un ambiente subcollinare, media montagna, ha permesso solo ai frassini di mettere ancora qualche piccolo getto di foglie, ma non completamente di aprire la propria fogliazione. Quindi è penetrata maggiormente la luce solare, è penetrato maggiormente il calore, e di conseguenza nelle zone di media montagna subcollinari un po' più alte possiamo trovare più facilmente in anticipo le spugnole rispetto agli ambienti realmente di pianura subplaniziali più prossimi ai fiumi e ai torrenti dove c'è un pochino di più ombra. Quindi il sole, la maggiore penetrazione della luce solare, il calore, un pochino più di umidità, e se le temperature non vanno troppo rigide o addirittura non si verifica qualche nevicata tardiva, per le spugnole gialle, quantomeno le più precoci, il gioco è fatto. E proseguiamo ancora notando come questo bosco veniva probabilmente un tempo mantenuto, perché ci troviamo vicino a dei ruderi di una vecchia casa utilizzata per fare la raccolta delle castagne. Quindi un altro dettaglio che può essere importante per individuare i luoghi di ricerca delle spugnole in ambienti collinari è vedere dove ci sono dei ruderi di vecchie case di campagna. I piani con presenza di frassino come questo che stiamo osservando, guardate nel video, c'è un vero e proprio cerchio di spugnole in evidenza, costituiscono l'ambiente ideale. E ora percorriamo da vicino questo meraviglioso cerchio di funghi del genere Morchella che ci accoglie in questo sottobosco. In genere le fruttificazioni di queste specie possono durare da una settimana a 3 settimane, ma se in presenza dei funghi freschi come in questo caso aumenta il tasso di piovosità, c'è il rischio che alcuni di questi funghi si rovinino letteralmente, come l'esemplare che stiamo osservando, perché troppa umidità direttamente sulla mitra rischia di compromettere l'integrità della nostra spugnola, della nostra Morchella. Ancora qua vediamo come quasi mimetiche tra la vegetazione riescono però a farsi scorgere con il loro colore giallo o crasso che contrasta col verde dell'erba bagnata dagli ultimi temporali. Notiamo inoltre la presenza a terra dei fiori del ciliegio appassiti. Un altro segnale è che le spugnole generalmente si riescono a individuare con più facilità come periodo di fruttificazione proprio quando i ciliegi terminano la loro primaria fioritura. Quindi osserviamo i getti dei frassini, i fiori dei ciliegi e la conformazione del luogo e potremo trovarci di fronte a un potenziale ambiente dove le spugnole, sia mitrofora semilibera, sia le Morchella del gruppo esculenta, ma anche funghi del genere Verpa o anche Morchella del gruppo di Morchella vulgaris, si possono incontrare senza troppe difficoltà.